Buonasera, siamo di nuovo qui in diretta dal Cinema e la Compagnia, una diretta live che potete vedere sul nostro sito o su Facebook. E, e vi, vi auguriamo eh, di, di, di poter avere piacere di vedere questa conversazione che questa sera... Teniamo con Anna Franceschini e Milovan Farronato in occasione della presentazione del film di Anna Franceschini Bustrofedico nel programma del nostro festival appunto che potete vedere sulla piattaforma streaming di più compagnia my movies Anna Franceschini e Milovan sono qui collegati in zoom con noi dalle loro rispettive abitazioni. Buonasera Anna, buonasera Milovan. Grazie buonasera. di essere. qui. Essere qui con noi sarà una conversazione tra artista e curatore. Anna infatti ha realizzato il film Bustrofedico per il finissage del Padiglione Italia della Biennale di Venezia, Padiglione Italia curato appunto da Milo Vanferronato e ci racconteranno appunto come è nato questo progetto e come è, è, è stato lavorato insieme, come hanno lavorato insieme appunto su questo film che è stato prodotto da Inbetween Art Film So che penso e spero che Beatrice Bulgari sia qui con noi. Oggi ha partecipato a una talk sempre prevista nell'ambito del nostro festival su commissioning video. In between è anche uno dei sostenitori dello schermo dell'arte e posso dire anche una Beatrice è anche un'amica ormai. Ogni anno ci vediamo, purtroppo quest'anno siamo in questa condizione di eh, connessione virtuale. Dico due parole sui vostri profili biografici. Anna vive e lavora a Milano, lavora prevalentemente con le immagini in movimento, con la performance e con il film. E in questi suoi lavori ehm, c'è sempre un universo meccanizzato fatto di infinite ripetizioni, di, di leggi costanti universali come quelle della gravità e dell'attrazione. Ha partecipato con i suoi film a moltissimi festival internazionali, tra cui il festival di Rotterdam, il festival di Locarno, il Torino Film Festival, il Milano Film Festival, il Curtisan Film Festival di Ghent. Ha ah, esposto in molte sedi internazionali e si ricorda ricordo qui per esempio l'ultima mostra alla Vista Mare Studio, questa è del 2020, ma anche altre mostre presso Almanac a Londra nel 2018, presso la Kunsthalle di Sao Paolo nel 2016, la GAM a Torino e il Kunstverein di Düsseldorf nel 2015 ha vinto eh, nel 2017 la seconda edizione dell'Italian Council con il progetto Cartaburro che era dedicato eh, al corpus artistico dell'architetto Carlo Mollino. Adesso espone una sua opera alla Quadernale di Roma che si è appena inaugurata e come tutte le sedi espositive purtroppo è stata immediatamente chiusa pochi giorni dopo l'inaugurazione. Mentre invece Milovan Milovan è curatore, appunto, come abbiamo detto, delle, del Padiglione Italia. Eh, eh, dirige dal 2010 il Fiorucci Art Trust, che è stato costituito dalla collezionista Nicoletta Fiorucci, per il quale ha sviluppato dei progetti di residenza come Roadside Picnic del 2011, e da 2011 il Festival Estravaganza, che si tiene a Stromboli, che poi si è spostato a Napoli, ad Akam, Bangladesh nel 2018. Ha collaborato a infinite collaborazioni, ricordiamo quella con la Serpentine Gallery e, e con la Biennale di Istanbul nel 2015, poi è stato direttore eh, di Via Farini, è stato curatore del DOCVA a Milano. È stato curatore associato della Galleria Civica di Modena, dove ha presentato mostre personali eh, tra le quali quelle di Ugo Rondinone, di, di, di Ayoi Kusama, eh, di Catarina Frice e di Runa Islam. E, tra le sue mostre. Altre mostre, tante, tra le tante che lui ha curato, possiamo ricordare quella co-curata insieme a Fernanda Brenner e a Erika Verzutti presso Mendes Wood a Bruxelles, o la, la prima personale di Nicky Mouse alla Triennale di, eh, di Milano, e nello stesso anno, nel 2017, la prima mostra personale in Italia di Lucky McKenzie alla Fondazione Bevilacqua La Masa. A Atene ha esposto una collettiva con opere anche di, di Anna presso la Brader Gallery e, e con Anna eh, esiste un rapporto da, da, amicale e professionale da, da moltissimi anni e insieme hanno lavorato in numerose occasioni e in numerose mostre. Eh, io vi ringrazio ancora di essere qui e ascoltiamo molto volentieri la vostra conversazione su Bustrofedico. Grazie. Grazie a te Silvia per questa occasione di poter ripresentare a un anno esatto di distanza, o quasi un anno esatto di distanza, uh, questo film che uh, documenta il Padiglione Italia dell'edizione passata del 2019. Lo documenta attraverso un lungometraggio realizzato come opera specifica da Anna Franceschini che come tu hai detto, un artista con cui io ho collaborato varie volte, la nostra collaborazione si è spinta a varie forme di uh, sperimentazione e di dialogo. Uh, L'opera è stata realizzata attraverso il MIBAC e uh, il Ministero quindi e la Biennale di Venezia con il contributo e la produzione, come tu hai detto, di, uh, di Beatrice Bulgari eh, nella sua associazione e fondazione uh, In Between Art Film, ma anche uh, con la produzione di Gluck 50, che è uno spazio no profit sempre di Milano e ringrazio entrambi. Tra l'altro Mario Nociforo si chiama, il suo cognome è così avventuroso che lo dimentico sempre, il proprietario. Anna, tu lo sai dire? Luciforo, credo. Ecco, vedi. O Luciforo. Lo abbiamo anche lui. E, um, ma torniamo a Bustro Fedico, al, al di là delle, dei necessari ringraziamenti istituzionali. Um, io uh, ho pensato che, che la mia esperienza e che questo viaggio individuale che doveva capitare all'interno del Padiglione Italia nel labirinto, ognuno è più o meno solo e decide quale percorso prendere. Un'esperienza di introspezione, ho immaginato, eh, che eh, poteva rimanere come tracce, come documentazione, certo, attraverso il catalogo che è stato realizzato da, eh, da, da un, un book di Giovanna Silva, ma volevo qualche cosa di più di più. Di più creativo, di più uh, personale, un'interpretazione alla, alla mia interpretazione dei lavori degli artisti che ho messo in, in mostra, che rappresentano ufficialmente, che hanno rappresentato ufficialmente l'Italia, cioè, cioè Chiara Fumai, Enrico David e Liliana Moro. E ho pensato che Anna potesse realizzare questa opera in modo personale, trasformandola non in una mera documentazione di cui non avevo bisogno, non pensavo di voler parlare, che ci fossero miei interludi, interazioni, contributi testuali. Volevo dare in qualche modo la mia interpretazione all'arte italiana attraverso queste opere uh, e queste scelte e questi artisti, a qualche dun altro perché le rilegge rileggesse a modo suo. Certo ho scelto qualche duno che pensavo che le potesse leggere con eloquenza, con diligenza anche, con, uh, uh, con, 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 con Voli acrobatici mentali e soprattutto con un esperimento di pensiero nuovo e diverso. E ho pensato che Anna fosse la persona giusta per due motivi sostanzialmente: perché, um, perché nei suoi film uh, spesso non compaiono le persone, non compaiono gli uomini, non compare la vita, ma compaiono gli ambienti che contengono la vita e la vita è come dire rappresentata attraverso di loro. Compaiono gli oggetti, oggetti d'affezioni, memorabilia, oggetti feticcio, oggetti eh, anche perturbanti, oggetti distanti, oggetti vicini, oggetti che comunque riescono a raccontare dei loro proprietari, riescono a tradurre un senso e il labirinto vuoto dal singolo individuo che lo attraversa o della moltitudine che lo attraversa, ma sempre eh, sempre sola. Uh, pensavo che potesse rivivere in una documentazione fatta da chi poteva maggiormente interpretare questa tipologia di spazi nell'assenza piuttosto che non nella presenza, ma che sono spazi di presenze che sono volate via. E, e questo è un motivo. Il secondo motivo è perché, um, perché Anna è impegnata tuttora, eh, e questo lo, era, lo sapevo già da prima, ma lo sapevo dal suo lavoro. Uh, adesso sto facendo una tesi in dottorato sul display e io ho sempre pensato che il mio labirinto era un valido, uh, flessibile, duttile uh, display: un meccanismo che mi permetteva insieme agli artisti, almeno quelli viventi e in, e in uh, dialogo. Telepatico con quella assente, ricreare le condizioni per cui le opere che avevo scelto insieme a loro potessero essere manifestate negli spazi che disegnavamo insieme, certo, creando degli itinerari possibili, vari di più. Più possibilità di entrare in un lavoro da più punti di vista, attraverso percorsi che erano diversi. Però, alla fine il labirinto per me, era un display, era un modo per annullare, se volete, questi grandi spazi delle tesi delle vergini che vengono messe a disposizione, ricrearne uno all'interno, usare quei volumi a proprio piacimento, ad usum delfini. E quindi. Uh, e quindi Anna lavorava e lavora tuttora, sta facendo una tesi di dottorato sul display e su questi meccanicismi. Certo, è vero che per me il labirinto non era solamente un display, è anche una valevole e suggestiva metafora per raccontare uh, di quanto complessa è la vita e di quanto lungo è il transito per arrivare dove e di come... Di come e poi, dopo spesso soli ad affrontare questi, questi percorsi, ma questi percorsi possono a un certo punto permetterci di incontrare anche l'altro. Ma non vado troppo avanti sul labirinto che è finito, ma ciò che rimane è appunto l'opera di Anna che stiamo presentando oggi. Quindi, ti chiederei, Anna, di raccontare la tua personale interpretazione, perché aveva Carte Blanche, non le ho chiesto di, 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 di avere un, un, un occhio registico. Che spesso è erotico, addirittura indecente, talvolta molto dettagliato, insensolato, non solamente in questo caso, ma su una cioè paritetico, paratattico su tutti gli artisti. Gli ho chiesto di essere quello che voleva: di raccontare la sua storia, la sua personale visita. E la visita l'hai fatta due volte: il giorno dell'inaugurazione, quando sei venuta per, per, per essermi. Complice, immagino e sostenitrice, perché siamo amici da vecchio tempo, ma anche lucida critica, come sempre sei. Siamo anche molto, abbiamo spesso anche molto litigato per posizioni di vista molto diverse su molte cose, ma questo non è importante, ai fini della nostra conversazione. Ma sei venuta la prima volta, immagino per sostenermi o per criticarmi. La seconda volta invece con una mission. Come è cambiata la tua visita dalla prima alla seconda volta, quando da una visita, come dire. Più o meno casuale, hai avuto invece un incarico di raccontare una storia ambientata all'interno della mostra che ho creato insieme e ribadisco a Liliana Moro, Enrico David e in astrale compagnia di Chiara Fumai. Grazie Milovan, ehm, grazie Silvia per l'invito. E ti rispondo, diciamo, rispondo subito a, tuo ultimo, a questa tua ultima domanda. La mia prima visita eh, diciamo, all'inaugurazione è stata in realtà molto commossa. Mi ricordo che mi ero molto commossa per, uh, per la visione della realizzazione di qualcosa che comunque avevi anche condiviso in parte con me, l'ho vista realizzata, questa cosa mi aveva molto mosso perché eri coinvolto tu, perché erano coinvolti degli amici che sono gli artisti in mostra. E sicuramente, come hai detto, poi c'è stata una visione critica. Diciamo che la prima difficoltà, ma dico difficoltà in senso molto proficuo, è stato proprio il labirinto stesso, cioè il concetto di labirinto. Um, come è, poteva essere tradotto il labirinto uh, all'interno di un film, cioè questa era la prima difficoltà. Il film di per se stesso ha dei limiti spaziali e di dispositivo molto precisi, non fosse altro che per il fatto che tendenzialmente ha un inizio e una fine, e quindi in un certo senso negava i presupposti del tuo display cioè non era una libera navigazione all'interno di uno spazio anche con dei suoi limiti ben precisi che creavano confusione. Allora diciamo che il primo, il primo nodo da sciogliere era appunto quello di... Eh, la domanda è stata ma è possibile ricreare un labirinto con un film? O come posso farlo? E a questo punto sono venute delle idee su delle strategie linguistiche per... Uh, creare questa difficoltà di navigazione o confusione della navigazione, dato il fatto appunto che il film ha un inizio e una fine e poi c'è quel limite invalicabile e ineludibile che è l'inquadratura, che è fatta di eh, quattro pareti, diciamo, che poi costituiscono il campo inquadrato che ha una relazione dinamica con tutti i suoi fuoricampi. Dunque, e lì ho messo in atto diversi trucchi e stratagemmi ehm, a partire dal titolo, che comunque mh, poi è stato anche una guida. Il bustrofedico viene da eh, un termine greco eh, che deriva dal modo di arare i campi alla maniera dei buoi e è un modo di arare che va verso l'esterno, sempre verso l'esterno e la scrittura bustrofedica è una scrittura che cambia ordine, che cambia direzione a ogni riga, fino ad arrivare persino al cambio di orientamento di ogni lettera. Quindi il modo di scrittura filmica è diventato proprio il modo labirintico di costruire questo film, se possibile. Come strategie del linguaggio eh, ho pensato che il piano sequenza, cioè una ripresa lung riprese lunghe senza interruzioni, potessero essere un buon modo in realtà di confondere le acque. Non tanto di chiarire, ma di rendere più oscuro. Perché la cosa che ho pensato era che eh, dovevo come dire non dare la direzione ma disseminare delle tracce, cosa che poi ha anche come dire, connotato il genere di questa documentazione ibrida, perché nessuno dice che una documentazione non possa rientrare in un discorso di generi filmici. Io ritengo tuttora che Gustrofedico sia una sorta di thriller, che ci sia una maniera dell'inseguimento, ma non si sa chi insegue cosa o chi viene inseguito. E questo è dato anche dall'uso della Steadicam, che è un dispositivo meccanico che si usa eh, attraverso un operatore che lo porta, quindi un dispositivo idraulico molto morbido che dà una sensazione molto soggettiva dello sguardo. E lo sguardo è, fon è stato fondamentale per ehm, dare questa sensazione di perdita. Ed è uno sguardo soggettivo non identificato, si direbbe una soggettiva libera in letteratura, ma si può usare anche per il linguaggio cinematografico, ma non si sa mai di chi, non è chiarito e non si deve chiarire questa cosa in realtà. Quindi questo è stato sicuramente uno dei dispositivi linguistici che ho messo in atto. E poi ci sono degli altri trucchi e stratagemmi più scenografici, come si vedrà nel film, certe volte... C'è un'intenzione a chiudere proprio l'inquadratura, a non far vedere, come se il padiglione non volesse mostrarsi, ma lo fa fisicamente, lo fa fisicamente introducendo dei eh, pezzi di scenografia ulteriore. In realtà, appunto, mh, data la libertà che mi è stata data, mh, io me ne sono presi parecchi di margini di libertà, tra cui per esempio ricreare parti scenografiche che erano organiche al padiglione, ma questo serviva per confondere ancora di più, per dare questa sensazione di non sapere da che parte del labirinto, cioè di non dare nemmeno una traccia spaziale. Quindi ci sono, ci sono stati questi, uh, questi dispositivi. Poi un altro aspetto è appunto quello del fuoricampo. Come fai a confondere? Puoi confondere non solo con quello che metti in scena, ma con quello che escludi quello che non vedi e che forse senti. Quindi il piano del sonoro è stato, è stato abbastanza importante. A questo punto io chiederei magari di mandare delle, un, insomma una collezione di fotografie dal backstage e alcune still che insieme a Milovan appunto abbiamo preparato e magari possono dare una dimensione visiva di quello che stiamo dicendo. A partire, io ora non le sto vedendo dal dal collegamento, non so se è possibile sì, vederle. sono partite Eccole sì. qua, eccole qua, qua, Allora, ecco sì, a partire dal titolo che era la prima, la prima slide, la prima still, queste sono, eh, ah ecco, ci sono nuovamente alcuni temi ricorrenti che Milovan ben conosce, come per esempio i manchini, le parti di corpo artificiali, tutti questi simulacri dei corpi che sono spesso assenti, anche se in busto fedico in realtà ci sono degli attori, tra virgolette, che poi vengono un po' eh, usati alla stregua di eh, corpi artificiali in un certo senso, o meglio, non è mai chiarito ehm, non è mai chiarita la valenza dei corpi, cioè i corpi artificiali potrebbero a Un certo momento animarsi così come i corpi in carne e ossa invece potrebbero diventare delle bambole o dei simulati po opposto a quello di quel tuo film Poliestirene con cui abbiamo collaborato esatto. la volta, perché in quel caso era una fabbrica di manichini che. Eh, Ogni tanto qualcuno di questi manichini in lontananza sembrava prendere vita sotto un colpo di cipria o un tocco di trucco maggiore che lo rianimava, mentre in questo caso la stessa tipologia di trattamento estetico sembra togliere vita a presenze realmente umane e confonderle esatto. con quelle che invece sono dei manichini anche all'interno. Quindi secondo me si sì, rimane molto, molto in linea. Mentre vediamo queste immagini, ti chiederei, a meno che tu non abbia altre cose da per concludere, no, volevo magari vederle per far fermare, magari su un punto specifico, la regia, così non andiamo troppo avanti con queste, queste sequenze di immagini. Ora vedo Milovan e. Non riesco a vedere le immagini. Ora. Allora possiamo procedere. Magari le sì. persone che le vedono da altrove riescono a vederla anche sì. lontana uh, mentre noi, noi parliamo. Parliamo di qualche cosa. Che è sempre ovviamente lo mostro Fedico, sì. uh, però ricordo che una volta tra i vari riferimenti che io avevo nel mio padiglione, eccetera, Calvino la sfida al labirinto, ma poi dopo Sofical che insegue questo Mister X nelle Calle di Venezia, che è un'altra, Venezia stessa è un labirinto, ovviamente, l'esistenza. Catarina Fritsch, uh, Ensomari, se vuoi, tantissimi riferimenti, vari ed eventuali e. Confusi, caotici, ehm, ma contemporaneamente, quando tu mi hai parlato, però una certezza che avevo è che interpretavo il labirinto come una zona di transito, una zona dove poteva essere eventualmente anche felice perdersi, la interpretavo in modo positivo, girare in tondo, non trovare la via d'uscita, perdere l'ideologia dell'arrivo, e magari improvvisamente vedere la curva nella retta, capire che lo spazio, improvvisamente ricevere il dono di uno spazio di Natale. Però certo una zona di transito e non è che avevo esattamente messo in chiaro tra cosa, qual era il punto d'arrivo e il punto di partenza, perché mi interessava viaggiare all'interno. E tu mentre facevi questo film mi hai parlato invece che per te un riferimento, una lettura significativa che eh, ti ha, come dire, animata tra le altre nella realizzazione di quello. Che abbiamo visto e che stiamo vedendo era anche il libro dei morti uh, tibetano il libro di tibetano parla, dei morti sì. dove si parla della, della, del passaggio delle anime e di come questa zona di transito sia, sia come dire un luogo intenso quantomeno tra immagini che ti fanno ti vogliono tornare in, far tornare indietro e altre che ti spingono in avanti quelle che ti spingono in avanti in realtà ti paralizzano per la paura e quelle che invece eh, tu stai abbandonando per andare oltre, cercano di sodurti per farti tornare indietro, quindi un, tra un transito quasi come uno stallo, o magari potrebbe essere l'opposto. Tu me l'hai raccontato una volta, e non ho mai letto questo libro, però ho pensato che era una potenzialità implicita, inconsapevole per me, ma veritiera ci stava. Poi ho anche pensato che in fondo, in fondo forse per te. Uh, e lo trovavo completamente legittimo, la tua lettura, la tua interpretazione il lavoro di Chiara Fumai, con cui hai iniziato, con la sua voce ha iniziato Gusto Fredico e poi ha continuato con le riprese di tutti, però ecco, nel, nella, nel, nella, 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 nella misura che hai ritenuto e voluto essere necessaria, ma mi, mi sento di poter dire quasi equipollente tra gli artisti, però inizia con Chiara e, e la sua presenza, o meglio la sua assenza risulta come dire così, così così carismatica così come lo era la sua presenza performativa ho anche pensato ti confesso che in qualche modo il tuo lavoro potesse essere un omaggio alla nostra cara amica ma anche stimata artista soprattutto stimata artista quindi adesso ti chiedo se questa è un'interpretazione eh, che ha delle possibilità anche spontanee di veridicità o meno No, no, lo è, lo è, lo è. E sicuramente ehm, c'è una parte di, di grande dedica anche, e, ehm, e magari adesso ci arriviamo partendo appunto dal libro tibetano dei morti, che è sostanzialmente un libro di preghiere, eh, di accompagnamento nel passaggio dei defunti a un regno si suppone migliore, diverso. Queste preghiere però ricalcano un po' eh, proprio questo differimento del. Del passaggio. Questo, come dicevi tu, continua a dirivieni. Teoricamente, nell'ideologia spirituale del, del libro si deve andare verso un nirvana, verso una liberazione totale, però si ha nostalgia di quello che si va a perdere, nel bene e nel male, perché è il cumulo di esperienze umane e queste esperienze umane mancano anche nel momento della trascendenza, anche nel momento della liberazione più forte. E quindi che cosa succede? Che si rimane confinati in questo tra, in questo limbo, che è anche molto bello. Ecco, il libro è bello perché, mh, perché in realtà descrive molto bene tutto questo apparato allucinatorio eh, che si deve attraversare di allucinazioni colorate molto belle e poi via via a seconda dei livelli di permanenza sempre più orrorifiche, ma anche quando sono orrorifiche sono molto colorate, sono descritte in una maniera molto ricca, molto sensuale, perché sono ancora i sensi che ci tengono qui e che teoricamente ci fanno anche soffrire e si dovrebbero abbandonare verso un meglio che però è l'ignoto, non si sa che cosa è, e quindi c'è questo timore del vuoto. Di sicuro ho pensato che eh, ci potesse stare un'idea di accompagnamento e di attraversamento che poteva dare anche questo labirinto, questo display sotto forma di labirinto architettonico. E quindi mi è sembrato un riferimento fruttuoso uh, per lavorare sull'estetica del film, che è in gran parte un'estetica allucinatoria. Um, che si espande anche al di, là, al di là dei suoi confini, diciamo. E mh, se posso, mi sono forse permessa nei miei gradi di libertà, e eh, magari questo sarebbe interessante approfondirlo. Poi definire il film in realtà aggirando lo spazio fisico del labirinto e facendo trascendere un po' eh, tutta sì, questa. L'ultima parte del film è una una rivisitazione, come una tua interpretazione, ma anche visiva, non solamente mentale, di due lavori di Liliana Mor, due lavori che sono in mostra, che sono quattro stagioni, questa idea di un'estate senza fine, di un tavolo buttato lì con degli ombrelloni su una spiaggia per discutere, lo sto descrivendo in modo, come dire, racambolesco, eh, per chi non l'ha visto è difficile, ma non posso entrare nel dettaglio perché il tempo volge al termine. Però... È un lavoro di Liliana Moro e insieme a quello nello stesso spazio c'era anche Senza fine, che è un collage di uh, tante versioni di O oh Bella Ciao, una canzone specifica uh, con una lunga storia che nasce dalle mondine, attraversa il Risorgimento per arrivare alla Resistenza e uh, delle mondine, peraltro, da dove tu sei nata, Anna. Eh sì, certo, la provincia di Pavia, Pavia vigevano. E, un, un tempio. Ma... Quindi, e quindi uh, questi due lavori sono stati interpretati da te, tradotti in un'altra visione, una cosa che non c'era, un'uscita improvvisa tra i colori, le stoffe, le cose variopinte che ti hanno interpretato, col soundtrack di una, una parte, un ulteriore editing di quell'editing di Liliana di queste varie versioni di questo inno italiano e inno mondiale alla Resistenza. E mh, io pensavo onestamente che Liliana onestamente che non è. Una che una donna generosa ed amabile, ma secca come lei ama definirsi, forse poteva sentirsi nell'interpretazione uh, poco rappresentata, invece, ha compreso che cosa era, e le è anche molto piaciuta. Quindi, comunque, al di là del, 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 del compiacimento di Liliana Moro, uh, che è sempre gradito o gradevole, uh, ma ad ogni modo um, credo che sì, la conclusione del nostro film è stata una tua. Nuova, una rivisitazione, un reenactment dell'opera, di due opere di Liliana Moro messe insieme. Sì, sì, ed è stato come dire un venir fuori dal labirinto in un certo senso, perché poi questo film, adesso non vorrei spoilerare la fine, forse non dovrei, anzi dovrei tacere, eh, però non finisce dentro il labirinto. Eh, così come una grossa parte anche del del film non è girata all'interno del labirinto anche se prende ispirazione da un pezzettino molto piccolo eh, all'interno del tuo display e forse non dico minore però non così sulla scena o non così protagonista che per me, per me però è stato cruciale da esplorare e, e si tratta adesso magari tu riuscirai a descriverlo meglio di quella parte di mh, archivio di materiali e, non extra artistici ma diciamo extra opera d'arte che era contenuto in una piccola vetrina, una, una vetrina era una che vetrina, in realtà era una, tutta una zona che era una, era una parete di celle in vetro, in vetrine tante vetrine che, che presentavano un materiale eterocrito, eterogeneo, diversificato, reperti, memorie, suggestioni opere, anche opere messe in relazione, vari artisti, i tre ovviamente del padiglione insieme all'interno di una di queste separate, tutti insieme di nuovo. Erano oggetti, pezzi delle scrivanie, dello studio, cose che sono servite, ma anche schizzi che serviranno, un materiale, come dire, molto Molto enigmatico, molto suggestivo, un po' il cuore se vuoi, un cuore che era diventato un diaframma, una parete, una parete come tante altre che definivano un prima e un dopo, una, un avanti, e un indietro, un luogo uh, una parte X del labirinto, però era un luogo, era un luogo uh, come dire, um, significativo, mi sembra una parola ininfluente. Uh, Energetico, energetico sì, e tu era, ne hai parlato il pulsante e dandogli, dandogli vita, riinterpretandolo anche in quel caso. Sì, ecco, per me è, è stato come dire, un, um, sì, un nodo energetico che mi ha permesso di uscire dal labirinto anche fisicamente, di girare tutta una parte in studio, che è stata l'esplosione di materiali di questa vetrina e diciamo anche di lavorare su scale diverse, da un microcosmo a creare un macrocosmo completamente inventato completamente mh, fantasioso quasi, che però andava a toccare comunque poi ehm, le, stesse, le stesse tematiche, gli stessi valori spaziali che erano dentro il labirinto, come se anche il labirinto avesse una sorta di inconscio in realtà e io potessi in qualche modo rappresentarlo. E quell'inconscio era raggruppato dentro questa vetrina o comunque questa parte di archivio e in un certo senso è stato liberato. Quindi c'è stata questa potenza subcosciente che è diventata poi anche lì il cuore del film, in realtà, perché poi è proprio un momento di implosione, ma anche di esplosione dei materiali eh, creati organicamente. Cioè, ho girato con gli stessi tessili, mi sono fatta dare gli stessi tessili che c'erano all'interno del padiglione, ci sono proprio delle riprese anche filologiche di quello che c'è all'interno, ma è completamente irreale. Non esiste nel padiglione, cioè tutta questa parte non esiste o forse esiste, ma esiste in potenza. Allora, secondo me, la cosa interessante del film che lavora su un altro dispositivo, che è la mostra, è proprio questa. Al di là di una documentazione che può essere quella fotografica o anche quella letteraria, ha il potere di far esistere eh, attraverso le immagini, attraverso un altro dispositivo. Qualcosa che c'è in potenza, ma che rimane inespresso, che rimane latente all'interno, che forse diventa un sintomo, ecco questo sintomo, forse l'ho attraversato, sono riuscita a attraversarlo pienamente attraverso il film, proprio grazie al film, in un certo senso, e eh, a far diventare labirinto altro da sé, o forse a farlo diventare davvero se stesso. E credo che con questa immagine. Del film che riesce a rappresentare l'inconscio di una mostra, io direi che abbiamo concluso la nostra conversazione. Un'immagine potente. Ringrazio lo schermo dell'arte per averci dato questa occasione e do la parola a Silvia. <ride> Grazie. A voi, perché io non mi sarei veramente ancora fermata, perché era bellissimo. Siete, siete andati veramente a, a scandagliare, a scoprire le, i vari piani del film. Che appunto, a una prima vista, soprattutto per chi non ha visto il padiglione, può rimanere molto enigmatico, anche se questa è una delle chiavi proprio eh, del film. E, è bellissimo, il, il film è, vedo che eh, viene visto molto sulla piattaforma, eh, sarà ancora visibile fino al 22 come la maggior parte dei film, quindi su Più Compagnia e My Movies. Eh, ringraziamo tutti, ringraziamo Mirovan e Anna di essere stati con noi e di averci dedicato tanto pensiero. E così capiamo yeah. il grande lavoro che c'è dietro alla curatela, all'ideazione, al grande lavoro di, di pensiero, di desiderio, di passione, davvero. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie buona serata a tutti. Eh, arrivederci a tutti, grazie. grazie. Domani saremo nuovamente qui alle 3 e poi anche alle 7 dalla compagnia. Grazie.